Le ciappe, le testimonianze della nostra gioia commerciale del passato dovrebbe essere un concetto molto chiaro a tutti. Si è descritto parecchio sugli aspetti industriali ed agricoli. Alla fine dell'Ottocento, prima dell'avvento della strada ferrata, gli scambi commerciali avvenivano via mare e quindi il nostro golfo era il centro di tutti i traffici della piana. Le merci che giungevano con i bastimenti venivano trasportate ai depositi con dei carri trainati da buoi. Ed in considerazione che la maggior parte di questi depositi si trovavano al centro della città ed in special modo lungo l'attuale via Commercio, comprenderete che questi carri dovevano attraversare tutto il paese. Il fondo stradale era privo di pavimentazione e quindi si può immaginare quali erano le sue condizioni, in modo particolare durante l'inverno. Da un articolo su di un giornale dell'epoca, il cronista scrive: strada impraticabile per il polverio immenso e soffocante che da essa si eleva, accompagnate da esalazioni pestifere. Gli amministratori nel 1905 decisero di inserire in bilancio una somma importante per la pavimentazione delle vie principali con dei lastroni di pietra lavica provenienti da Catania e che i gioiesi sin dall'inizio hanno dato il nome di ciappe. Per la zona di Catania, il basalto eruttato dell'Etna, che è stato causa di rovine immani, si è dimostrato nel corso dei millenni un materiale importante per l'economia etnea. E proprio dalla lava si sono sapute ricavare non solo le materie prime per l'edilizia e la ricostruzione, ma anche delle opere d'arte. Nel 1908 i lavori sono stati ultimati e quindi le vie transitate dai carri hanno avuto la loro bella pavimentazione. Agli inizi i poveri buoi hanno trovato non poche difficoltà a camminare su questa per loro nuova pavimentazione, ma con il tempo si sono abituati. Col passare degli anni e con il sopraggiungere del traffico automobilistico, questi lastroni, che avevano dato un aspetto austero e antico alla nostra cittadina, sono state ricoperte dall'asfalto. Attualmente l'unico tratto di via rimasto con le ciappe a vista è via Piccola Velocità, a testimoniare gli splendori commerciali della nostra città. Ciao.